E apriamo ora la pagina dedicata, del nostro TG dedicata alla giornata della memoria. Stamattina in prefettura a Perugia la consegna di 11 medaglie a figli e nipoti di chi fu internato nei lager. Sentiamo con Yuri Guerranti. Si è aperta con un concerto del Conservatorio Morlacchi la celebrazione della giornata della memoria in prefettura Perugia. Cinque brani della tradizione ebraica Yiddish che rimandano a quella parte dell'Europa orientale in cui, nella Seconda Guerra Mondiale, milioni di innocenti vennero deportati nei campi di sterminio nazisti. Il prefetto Gradone, nel suo lungo intervento, ha ricordato il dramma della Shoah e anche le colpe dell'Italia fascista che nel 1938 promulgò le infami leggi razziali. Quella pagina ha significato la distruzione della dignità umana, no? E però è anche una grandissima eredità, paradossalmente, quella pagina, perché tutto quello che è avvenuto dopo è stato fondato proprio, ecco, sulla riaffermazione della dignità umana come valore imprescindibile. Dall'Umbria nessun ebreo venne deportato nelle fabbriche della morte, anche se non mancarono, pure nella nostra regione, luoghi di internamento per israeliti, stranieri e italiani. Nei campi di concentramento tedeschi vennero rinchiusi decine di umbri, per lo più militari, che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 decisero di non aderire alla Repubblica di Salò. 11 medaglie d'onore, concesse dal Presidente della Repubblica, sono state consegnate ai figli, ai nipoti, di chi fu internato in Germania. Dietro ogni medaglia c'è la storia di un umbro, una storia di sofferenza. La maggior parte di loro riuscì a tornare.